Buonasera, buonasera. Iniziamo questo nuovo format sulla nostra pagina Facebook di Dilettantissimo, che segue un po' la scia di quello che abbiamo fatto in queste 8 settimane di lockdown, perché non, tanti magari le hanno contate, e magari però non tutti sanno che questa è la nona settimana in cui siamo in questa situazione. Sono settimane che sono passate lente, ma a dirlo ora, secondo me, sembrano anche passate veloci. Abbiamo pensato di fare un qualcosa un po' di diverso, un po' di, tra virgolette, profondo, no? Visto che abbiamo fatto anche gli scemi qua sul nostro sito con il nostro gioco a quiz che vi ha fatto un po' divertire. Adesso entriamo in una fase dove pian pianino si ricomincia la vita di tutti i giorni, con i campionati che ricominciano, ovviamente quelli di Serie A, con tanti dubbi che comunque rimangono. E noi vogliamo andare un po' a scavare nel profondo, no? Di quello che è il senso del calcio. Così abbiamo chiamato questa rubrica dove tramite personalità del nostro calcio, quindi del nostro sport, vogliamo anche cercare un po' di capire sia come è vissuto il calcio a questi livelli, magari anche a livelli più alti, sia cosa porti, sia cosa può portare anche a quelli che avranno il piacere, la volontà e la gentilezza anche di ascoltarci per sentire quello che diremo. Il primo ospite di questa sera che si è prestato a questo esperimento, perché questa di fatto è un po' una puntata zero, è un allenatore che secondo me era perfetto per cominciare questo discorso, no? Perché si parla di senso del calcio e per parlare di senso del calcio non è che abbiamo chiamato, non è che devi essere, scusate, laureato, filosofo, aver giocato in Serie A. Il senso del calcio lo può trovare chiunque, lo possiamo trovare anche in un bambino, no? Per esempio, il senso del calcio, perché no? Sarebbe anche bello magari sentire il punto di vista di qualche piccolo giocatore, ma probabilmente ci arriveremo. Avete letto sui nostri social con chi cominceremo questo appuntamento che vi terrà compagnia tutti i lunedì sulla nostra pagina Facebook in questa oretta, dalle 9 e un quarto alle 10 e un quarto, un'ora in cui magari avete finito di mangiare, state aspettando di capire cosa farete della vostra serata e magari noi vi diamo qualche spunto interessante. Il primo ospite, ve l'ho detto, è Amedeo Di Latte, lo faccio entrare subito, tanto ringrazio la Sara Ganappini per la regia. Ciao Amedeo. Ciao a tutti, ciao Simone. Allora, tanto grazie per esserti prestato a questo che è un esperimento. Non so se sai come funziona, ti spiego poi un po' le regole del gioco. Beh, grazie a voi per la sorpresa. Se cercavi un bambino, qua ce n'è uno gigante, quindi penso che hai scelto inizialmente magari una persona di quelle giuste dal punto di vista, diciamo così, sentimentale, dai, emotivo. Ecco, un bambinone, diciamo così, sei un bambinone. Ma no, non è che sono un bambinone, penso che, ora parliamo di senso del calcio, penso che il calcio sia qualcosa di primordiale, quindi la cosa bella, la gioia che ti può dare anche solo la vista di un pallone, specialmente in un periodo come questo, penso che sia qualcosa di bellissimo. Ecco, tra l'altro, noi ovviamente posso svelare anche un po' di retroscena. Io ti ho invitato, ti ho proposto questo format, ora ti dirò esattamente come funziona. E già hai indovinato una cosa, tra l'altro, senza che ci siamo detti niente, anzi, io ti ho anche detto che faccio tutto quello che voglio io, e nel bene o nel male, nel bene o nel male. Quindi, però, il concetto è che io invece che fare delle domande, perché poi basta, noi giornalisti che facciamo sempre le solite domande. Io ti farò vedere delle immagini, semplicemente le mie domande sono le immagini che ho raccolto, io a te conosco bene, ovviamente, e quindi so magari dove poter andare, so anche dove non poter andare e sinceramente sono stato tentato di farlo, ma poi non l'ho fatto, Vabbè, ma perché tu sei libero di fare quello che desideri. Per me, oltre che un bravissimo giornalista, tu sei un vero appassionato e conoscitore di calcio, soprattutto. Quindi puoi fare quello che vuoi, giustamente, è il tuo mestiere. Io, se ho piacere di rispondere, rispondo, se no, glisso. ti avvali del quinto emendamento, Sì. ma non sei sotto processo, Scherzo, scherzo. no, allora ti faremo vedere delle immagini, grazie anche alla Sara che ci si occupa della regia, e poi da queste immagini noi andiamo da qualche parte, soprattutto tu ci porterai da qualche parte, e la prima immagine che ti faccio vedere è proprio questa, quando siamo pronti, perché tra l'altro c'è un antefatto, questa è ora. Non so se tu sai cos'è. Ma vabbè, è un pallone di calcio e cos'è? Non so, Coverciano, cos'è? Non so. Allora,
questa, questa tu hai detto, tu prima hai detto vedere la palla, no? Io te la faccio vedere la palla. Questa è la statua che di Stefano si è fatto costruire nella sua villa con scritto Gracias Vieja, grazie vecchia, quando ha smesso di giocare. E io partirei da qua. Beh, guarda, io, cioè, questa statua a me piace tantissimo. E ora no, non lo posso far vedere perché ho la felpa sopra e sotto sono in casa, quindi sono comodo. Io ho un tatuaggio dove c'è una corona d'alloro e soprattutto un pallone antico. Io ho tatuato un pallone antico di quelli marroni, non un pallone di quelli moderni, ma non perché non mi piace il calcio moderno, perché il pallone antico, diciamo, mi riporta a particolari valori nei quali credo e quindi mi dà anche forza quel tatuaggio e comunque vedere queste immagini. Tra l'altro salutiamo anche tutti gli amici che ti stanno salutando, Fabio Ferrando, che noi conosciamo molto bene, e poi ho visto anche altri messaggi che sono arrivati di commento, ovviamente a questa prima Vi parte. saluto tutti con affetto. Tra l'altro, partendo da proprio il pallone, non so, iconografico, come uno come Di Stefano abbia dedicato proprio alla palla, no? Lui che ha avuto una carriera straordinaria, però io l'altra cosa che ti faccio vedere, l'altra palla che ti faccio vedere, forse rispecchia un po' di più quello che è stato il tuo trascorso sui campi, è questa foto qua, perché c'è anche un'altra cosa in quest'altra foto, e forse si rispecchia naturalmente quello che è stato un po' il tuo trascorso. E forse avrei già capito, mentre che aspettiamo, eccola qua. Beh, il campo in terra è un qualcosa che quelli della nostra generazione hanno calpestato tutti. Ma più che il campo in terra, penso alle bellissime ore passate per strada o magari in un campettino così della parrocchia, dove veramente si capiva già il valore soprattutto dell'affrontarsi, il coraggio nel provare qualcosa, la scelta del compagno più bravo, cioè già riconoscere da bambini che aveva più qualità e non era una cosa brutta riconoscerle, anzi, era una cosa bella, soprattutto poi la cosa, secondo me, più importante di un periodo così che manca è il fatto che, esempio, io questa immagine mi riporta anche un po', non so, ai settori giovanili, no? Facciamo così, andiamo da C'è una questa immagine. porta, Sì, l'ho vista la porta, l'ho vista, ma io ero un attaccante, quindi la porta non la calcolo. l'hai vista la porta? No, ci mancherebbe, la guardo. Poi ti racconterò della porta. Penso a quanto sarebbe bello oggi magari portare tante scuole calcio per strada o nei parchi a farli giocare, non so, con la palla che passa sotto una panchina e magari fare gol in mezzo a due alberi come giocavamo noi una volta. Questa è una cosa che secondo me manca perché ti faceva già trovare quella confidenza con una tecnica e con un coraggio che oggi magari a tanti ragazzi manca, ma questa è anche l'evoluzione, la tecnologia. Oggi tanti si perdono davanti magari a un cellulare e non sanno in realtà che cosa si perdono, perché noi giocavamo 8 ore nei giardini. La porta, quella porta, la mia prima porta è stato come tanti ragazzini, un garage, che abbiamo dovuto anche ripagare. No, però lì c'è un po' tutta la tua storia, il pallone, il campo in terra, Sì, e vediamo le tue origini ma calcistiche, guarda, umili ma calcisticamente, dico, ma certo, no, assolutamente. e tutto il Anche resto. perché intendiamoci, a me piace dirlo chiaramente, cioè io come calciatore non ho fatto proprio niente, cioè ci sono giocatori che hanno visto altre categorie, io ho visto qualcosa, sono arrivato a un passo da fare una carriera importante, però cioè non, io ho smesso anche giovane, quindi non sono nessuno e mi dà anche, ti dico la verità, a volte lo vedi, io è un anno e passa che non accetto di interviste, perché a me piace più stare magari su un campo che davanti a
alle telecamere, perché penso che un allenatore principalmente debba fare quello, anche se vedo tanti che ne so, che magari hanno visto il massimo che hanno preso è il cartellino dell'autostrada a Sanremo e poi sono usciti a Sarzana, per dirti. Però sembra che hanno vinto la Champions League o cose varie. Invece a me piacciono più, magari io, a me l'arroganza mi dà un po' noia, mi piace più ritornare all'umiltà, cioè di quei campetti, perché poi alla fine la cosa più bella, penso che per un allenatore o comunque anche per un giocatore sia donare il meglio di sé agli altri, no? Cioè, io penso che un campione quando fa un gol bellissimo non è che gode solo per se stesso, gode anche per aver donato qualcosa agli altri. E la porta è logico che è sempre nel cuore. E poi naturalmente faremo, perché il calcio come la vita è un cerchio che si chiude e poi alla fine ci sarà un'immagine che chiuderà un po' il cerchio, questo ve lo posso dire. Tanto ciao Simone, un piacere. Devi dire ad Amedeo che oltre a un grande allenatore è un grandissimo uomo, un onore essere suo amico, questo è Enzo Zoli. Poi ho visto anche Pez. Grande Enzo, lo saluto con affetto, grandissimo per la stazza, logicamente. Poi andiamo avanti, perché tu hai detto che hai rischiato di fare questo. Io in queste immagini ripercorro anche un po' quello che è stato il tuo trascorso, poi spero anche di andare un po' dentro a quello che è il tuo pensiero. Però questa è un'immagine che ti faccio vedere che forse è più cara a me, ma credo che sia cara anche a te. Genova è un qualcosa di... A parte che secondo me è una città fantastica, perché è una città nella città, è un paese nel paese. Genova ha una magia particolare per chi la sa apprezzare. E lì sono stati anni bellissimi, anni di crescita, anni che mi hanno insegnato cosa vuol dire le regole, cosa vuol dire rispettare le altre persone. E poi, ti ripeto, la cosa più bella è indossare, anche se tu sei genovano, indossare una delle maglie, una delle due maglie della città, e rappresentare anche un qualcosa di importante. Cioè, oggi faccio un esempio: mi dispiace oggi non vedere più nel calcio le bandiere. Cioè, io sono uno che quando Totti ha smesso, esempio, ero in macchina che stavo tornando da una visita a un amico in Toscana e penso di aver pianto 10 minuti in viaggio. Perché secondo me le bandiere, chi rappresenta una città, ha comunque dei valori e anche dei doveri, perché deve essere da esempio per le generazioni più piccole, perché io penso che anche un giocatore come un allenatore debba comunque riuscire a calarsi empaticamente quando giochi con la città o con la maglia o con la tifoseria, e quando alleni comunque anche oltre che con la testa di ogni tuo giocatore. Ecco, tra l'altro tu ora forse ti aspetterai un certo tipo di foto. Non mi aspetto niente, perché tu sei veramente un funambolo, quindi sei diabolico, quindi non so cosa metti. Scusa, no, volevo solo dire, non volevo essere maleducato col cappellino, solo che in questo periodo io sono un disastro, perché sono l'unico che ha 4 capelli in testa, e ce ne ho 2 a Ventimiglia e gli altri 2 sono più, non lo so, a Livorno, a Roma. Cioè, quindi mi sono messo il cappellino solo per essere un po' più presentabile. Poi, senza parlare della mia fede calcistica, che io non voglio rivelare, che nessuno sa, lo dici sempre, che in pochi sanno, no, non lo dico mai. Io ti aspetti una foto, perché adesso abbiamo parlato di quello, ma io te ne faccio vedere un'altra, a prescindere da tutto, che è questa. Ma guarda, io non so come dirti, è difficile per me spiegare quello che sento in uno stadio. Cioè, per me lo stadio è come un teatro, come andare a vedere un grandissimo film al cinema.
Io apprezzo i tifosi, apprezzo le tifoserie, perché? Perché secondo me troppo spesso i giocatori perdono di vista certe cose, ma anche nei dilettanti. Lascia perdere nella Serie A, la tifoseria del Genoa è qualcosa di straordinario, pur essendo dall'altra parte, come è fantastica la tifoseria, non so, della Samp, del Torino, cioè dell'Atalanta, cioè io sono innamorato della tifoseria bergamasca. Però ti volevo dire, io sono tifoso del Savone, ok? Secondo me spesso i giocatori non pensano ai reali sacrifici che può fare una persona. Esempio, la gradinata, ora qui sono coperte, ma pensare a dei tifosi in una gradinata che non è coperta e io dal campo che sto giocando sotto l'acqua magari li guardo, cazzo, scusate la parola, però mi danno ancora più forza, cioè mi danno ancora più voglia di fare meglio, capito? Sia come allenatore che quando giocavo, anche se, come ti ripeto, ho smesso presto. Ci sono delle cose, secondo me, che bisognerebbe davvero pensare un pochettino di più quando sei dentro al campo e guardi certe tifoserie. Poi di sicuramente Genova è messa bene, come tifoseria, perché ora ti faccio vedere questa, che forse per te rappresenta ancora qualcosa di più, perché hai potuto sentire il ribollire, no? Quando entri sì, guarda, ti devo dire la verità, l'emozione più grande è stata, guarda, ti dico una cosa, c'ho una foto da ragazzino che ero stato preso in prestito dalla Lazio, da bambino, avevo 12 anni, mi sembra, 13 anni, e andammo a fare una partita nel vecchio Ferraris prima della finale di Coppa Italia a Sampdoria-Milan, tra l'altro portammo bene perché la Sampdoria vinse quella Coppa, e ritornare con la maglia della Samp su quel campo dopo tanti anni fu un'emozione grande, ma la cosa che mi emozionò di più, al di là della bellezza della tifoseria o di vedere il tuo nome magari sul tabellone anche se ero in panchina, era lo sguardo dei miei genitori o degli amici che erano venuti a vedermi. Cioè io pensavo di non trovarli in mezzo a, non so, 20.000 persone, invece li trovai subito. E poi non ti dico, vabbè, il prepartita e vedere la gente che segue il pullman, cioè l'autobus del pullman della società con gli scooter che ti incoraggia, è una cosa stupenda. È una cosa che sinceramente auguro a tutti i bambini che si accingono a giocare a calcio fin da piccoli, perché è un sogno, nonostante sia durato poco, è comunque un qualcosa che ti rimane dentro per tutta la vita. Io guarda, non direi più niente, ti farei vedere la prossima, perché qua si apre il capitolo Samp, sai che dobbiamo assolutamente passare di qua per raccontare di là. Beh, lui è uno di quegli allenatori, io l'ho visto solamente da, diciamo, io ero in primavera, quindi non, era il mio primo anno e non l'ho conosciuto in prima squadra, diciamo, non sono andato in prima squadra con lui perché in prima squadra sono stato con Eriksson. Ma c'è anche lui poi dopo. Però lui ragazzi, lui era un'icona, era una cosa strepitosa, fantastica. Poi con Mantovani, cioè un presidente, cioè esempio il presidente dell'Entella mi ricorda un po' lo stile Mantovani, tanto per spiegarmi. Erano persone di un altro livello, proprio anche, ecco, lui sicuramente era un empatico, perché era un padre per tutti. Basta vedere quando è mancato l'affetto che ha ricevuto dopo tanti anni dai suoi ex giocatori, certo. Bellissimo, cioè, perché gli legano sicuramente dei ricordi stupendi tra di loro, però questo secondo me è stato proprio un padre, era uno di quegli allenatori che a me facevano impazzire proprio dal punto di vista, proprio come esempio, come poteva essere il mazzone della situazione, tanto per dire. Infatti poi l'immagine dopo è questa, perché io... A me tu hai raccontato anche di aneddoti di questo personaggio qui,
E comunque c'è un po' di svengora Harrington in quello che cerchi tu di fare sul campo. Sì, c'è, perché lui era una persona che parlava con tutti. Cioè, io mi ricordo, ero infortunato, avuto un bruttissimo infortunio, mi hanno strappato il sartorio inguinale 7 centimetri, quindi un grave infortunio. Rientrai dopo un paio di mesi, e feci un allenamento fantastico e lui venne subito a parlarmi. Io gli dissi, guarda, mister, se ha bisogno, io ci sono con la mia faccia. Perché sapevo che ci poteva essere eventualmente la possibilità, e quindi lui mi disse: sì, ho visto che hai fatto un grandissimo allenamento, cosa mi viene a dire che ci puoi essere? Sei prontissimo. Cioè, quindi era uno che comunque ti dava tanti consigli, come personalmente mi dava tanti consigli Pagliuca, Mancini, che ogni fine allenamento mi chiedeva se mi fermavo insieme a lui, perché io comunque nell'uno contro uno ero abbastanza fastidioso, e quindi lui diceva che allenandosi nell'uno contro uno con me, anche se io non la prendevo mai, perché cioè, su 10 tiri faceva 7 gol, 2 pali e un palo fuori, cioè, quindi era una roba, faceva 100.000 finte. Però mi servivano poi magari quando scendevo in primavera, perché poi le finte gliele facevo io agli attaccanti della primavera. E facevo finta magari che l'arbitro potesse, che il giocatore potesse essere in fuorigioco, mi spostavo un po' più da una parte e poi mi buttavo dall'altra. Cioè, cose. Quella prima squadra lì, Eriksson, ma guarda, ho visto a gennaio al Futgolf in spiaggia, ho visto Mannini. Ho rivisto Pagliuca grazie a Claudio Bellucci che mi ha portato a Bologna a trovarlo, quindi bellissimo, bellissimo. Poi lui era un signore, la sua eleganza è comunque riconosciuta, cioè era un allenatore anche di classe. Ecco, Ranieri secondo me ha un po' il suo stile. Tra l'altro che pare che vada avanti, pare che vada avanti, e poi ci sto, io sempre per il discorso piazze, comunque hai parlato di tifoseria, hai detto Genoa, Sampdoria, Atalanta, Savona, poi ci arriveremo. Prima però c'è stata questa che ti porta ovviamente a un periodo, non so quanto fugace poi della tua carriera, no? Qua abbiamo messo i seggiolini vuoti. No, lì quella non è una tifoseria, quelli sono dei pazzi scatenati, che, cioè in positivo, logicamente. Guarda, sento ancora degli ex compagni di squadra. Ecco, lì secondo me sono stato un cretino, nel senso che sì, perché ecco, un messaggio che voglio, diciamo, passare ai ragazzi che escono dalla primavera oggi. È che quella è la vita reale, cioè tu quando sei in primavera non sei nella vita reale. La vita reale è quella, è arrivare in una squadra che ha 12.000 pazzi ogni partita, e che tu vai per strada e sei trattato come un giocatore di Serie A, anche se giochi in Serie C o in Eccellenza, che magari si incazzano e ti ribaltano le macchine se fai la testa matta. E lì devo dire un consiglio che voglio dare ai giovani ragazzi è quando uscite dalle primavere e arrivate nelle prime squadre, è proprio lì il salto che bisogna fare, cioè cercare di capire che quello diventa un lavoro, e il lavoro bisogna rispettarlo in tanti modi, soprattutto con una grande serietà. Poi Tanto arrivano dei ti dico. messaggi che leggiamo. Sì, vai tranquillo. Quindi ti dico, la cosa bella è quella, cioè è capire, riuscire a capire che magari ti trovi con persone, non so, di 34 anni che hanno sempre giocato in Serie C, che gli manca, non so, 3 anni, 4 anni alla pensione da professionista. Cioè, sono visioni diverse, capisci? Tu arrivi che sei magari 19enne. Fighetto, che c'hai la Ulsport che ti dà il materiale per tutti i mesi, e quindi tu ti senti un dio sceso in terra, invece sei solo un coglione, no? Un dio sceso in terra, capito? Allora, guarda, per farti un conto. Tanto scusami, lì, cioè, il Livorno quell'anno aveva una grandissima squadra. Guarda questo adesso.
tre parti, mettiamo anche l'altra. E c'era un grande portiere che era Fabrizio Boccafogli, che era nel pieno, 27 anni, e fece un campionato straordinario. E ancora oggi io e lui ogni tanto ci scriviamo. Mi trattò come un fratello. Come, sì, no, questo non lo conosco. Come un fratello minore. Era per tornare. Io e lui abbiamo abitato insieme, ma Andrea penso che sia l'uomo più forte a livello fisico che abbia mai visto in vita mia. In qualsiasi categoria, ti parlo, anche, ti dico, forse Jugovic aveva un tiro forte come il suo, per dirti, però penso che anche Andrea, perché non so come dirti, quando tu giornalista fai una domanda a una persona, gli chiedi hai dei rimpianti e ti dicono no, non è vero, è vero un cazzo, cioè i rimpianti uno ce l'ha, cioè no, i rimpianti. Andrea certamente è una di quei giocatori che a livello di forza fisica poteva fare delle categorie importanti, perché comunque a livello di forza fisica è devastante, cioè questo si alzava. E prima di prendere il caffè la mattina faceva la bandiera sul palo della luce davanti al bar, cioè, e io dovevo chiamarlo per dire dai, scendi dal palo, cioè vieni, staccati un attimo, andiamo a fare colazione, perché è una forza sovrumana. Torniamo seri. Adesso perché Bravo. no, non è che vado a farti ripercorrere, perché poi ogni tanto ti butto cose tipo questa. Ogni tanto ti butto robe tipo questa, così per Vogliamo digredire. seri anche perché parliamo magari anche di contenuti, cosa dici? No, beh, i contenuti si parla, beh, certo. Certo, dai, sto scherzando. Questi, i contenuti già sono usciti fuori, guarda qua. E questa è come. Vabbè, dai, ve la racconto, tanto poi io sono uno che si spoglia, anche se c'ho mia moglie che mi sgrida ogni tanto perché mi dice non ti devi spogliare troppo davanti alla gente, ha ragione, ma adesso ho imparato anch'io a chi donare un pochettino, diciamo, il cuore, no? E a chi dare 10 centimetri, ma anche a volte 1 metro di distanza, oggi più che mai. Ma quello è il mio rifugio, oltre che la mia famiglia, oltre che il rifugio è la mia famiglia, quello è il mio rifugio. Cioè, adesso te la racconto e ve la racconto, perché poi alla fine essere un po' cicciottelli magari a volte è anche un vantaggio. Io 2 giorni fa stavo impazzendo perché avevo veramente il desiderio di estraniarmi un attimo dal mondo reale. E sono andato sotto il faro del mio paese senza muta, con una magliettina, diciamo, termica, e una calzamaglia e dei fantasmini da mettere con le pinne. E sono stato in acqua 2 ore. Poi sono stato male 2 giorni perché ho un freddo cane. Però c'era un ragazzo che mi ha visto uscire e mi ha detto: ma scusami, ma tu sei entrato 2 ore fa, ma quella non è una muta, è una canottiera. E io gli ho detto: vabbè, ma vedi che a volte essere un po' cicciottelli ai suoi vantaggi. Sì, È il tuo rifugio quello, è il mio rifugio perché io penso che un allenatore sia principalmente un uomo solo, al quale piace anche la solitudine a volte. E quello è un rifugio per ritrovarsi, per ricaricarsi. Poi io col mare, ti dico la verità, ho un rapporto stupendo. Penso al mare come davvero a un amico. Sono andato a trovarlo molte volte anche in situazioni un po' particolari, a chiedergli dei consigli, ogni tanto mi risponde anche. Quindi ti dico, io ci credo molto nella natura. e so che ogni tanto cogli anche i suoi frutti, qua torniamo un po' terra terra, perché poi in realtà il Sì, ma mare. io sono appassionato di polpi perché, vabbè, Aristotele diceva che i polpi erano degli animali stupidi. Invece poi gli studi l'hanno smentito, quindi voglio dire, se
Se hanno smentito Aristotele, figurati se non possono smentire di latte o mangi, cioè voglio dire. E quindi invece il polpo è un animale che mi affascina molto per la sua intelligenza, ma è il mare anche soprattutto che mi colpisce, perché ti dico la verità, penso che l'allenatore e il mare abbiano molto in comune, perché secondo me un allenatore deve essere un esploratore. Se un allenatore non è un esploratore non può fare l'allenatore, secondo il mio punto di vista. Io, guarda, proprio ieri sera noi ce l'abbiamo sepolto qua a Colla Micheri, hanno dato un film stupendo, Con Tiki, di Thor Heyerdahl, e quindi mi sono un po' immedesimato in questo navigatore, in questo scopritore di terre fantastiche, e quindi penso che un allenatore debba essere principalmente questo, deve... Guarda, c'è un esempio che mi piace e te lo voglio fare. Tante volte quando parlo con un giocatore, c'è magari qualche ragazzo che lo sa, non so se sta guardando, ma qualche ragazzo che sa perché gli ho fatto questi esempi, penso a un binocolo dei pirati. E io ogni tanto prendevo il mio giocatore, me lo mettevo a fianco e gli dicevo, vedi, io sto guardando qua dentro questo binocolo, e vedo te all'orizzonte, cioè migliorato. E quindi ci deve essere questa visione, secondo me, per migliorarsi. Prossima immagine, Ame, perché siamo andati anche abbastanza nel profondo. Prossima immagine, vuoi vedere la tua reazione? Ma guarda, la cosa bella del calcio sono queste cose qui, cioè io rimango sinceramente negli sfottò, ok? Però adesso magari dico una cosa che qualche mio amico del Savona mi insulta, non so. Mi piacerebbe vedere tutte queste squadre liguri a un certo livello, perché sarebbe ancora più bello, no, confrontarsi anche con le tifoserie, anche se penso che le tifoserie come quella del Savona abbiano una storia importante, ma la stessa Sanremese, ci mancherebbe, però al cuore non si comanda, come si dice. Io ho un rapporto particolare a Savona e quindi diciamo che il derby, quando lo si faceva, era qualcosa di molto sentito. Però auguro davvero a tutte le tifoserie, perché ho grande rispetto. Guarda, c'è un ragazzo, un uomo che è tifosissimo della Sanremese, che ogni tanto scherziamo, io gli dico, guarda, se non tifassi la Sanremese mi saresti anche simpatico, ma non è vero questo, perché comunque ci scriviamo spesso e ci stimiamo anche. Io i tifosi li stimo tutti, perché so cosa vuol dire alzarsi alla mattina alle 4:30, magari avere 50 euro in tasca e metterli per fare due bandiere o per prendere un pullman e farsi 4 ore di strada e tornare a casa dopo una vittoria e cantare, ubriacarsi sul pullman, oppure stare in silenzio perché si è tristi per una sconfitta. E allora la prossima, perché naturalmente rimaniamo in quella parte di un fenomeno. Al Pacino è un fenomeno. Al Pacino? Sì, è uguale. Ci hai giocato con o contro? No, io ci ho giocato con. Da Carlo io sinceramente ho ancora stampato, perché poi, vedi, ci sono giocatori, no, oggi che, o anche in questi anni che ho incontrato, che mi fanno un po' anche morire da ridere, cioè, ma perché mi medesimavo anch'io quando ero prima, no? Cioè, un cretino. Cioè, vedere che magari camminano sulle punte e poi il massimo che hanno fatto è la promozione, 4 gol all'anno. Cioè, e lì un po' mi fanno avvelenare, no? Perché ci vuole umiltà. Lui era un 10. Era un 10, era un 9, era un 11, era tutto, perché io ho impresso ancora oggi un suo scavino alla Totti
O magari la Totti la faceva la Calabria, penso, non lo so, magari gliel'ha visto fare. Uno scavino con un bacigalupo non infangato di più, un colpo sotto da fuori aria. Cioè, che penso solamente che lui e Zichichi potessero pensare a una roba del genere, capisci? Cioè, Carlo, io gli ho visto fare delle cose in allenamento fantastiche, strepitose. Un giocatore che magari lui non aveva voglia di muoversi dalla sua città, se no è un giocatore che, cioè, alla Del Piero, cioè aveva di questi colpi qua, cioè queste cose fantastiche, però per arrivare a un certo livello ci vuole tutto. Tu a volte vedi dei ragazzi di 18 anni, li senti parlare, io mi ricordo il giovane De Rossi quando ha smesso la prima intervista di Rossi e ha detto: ma scusa, ma questo quanti anni ha? 42? Capito? Cioè, poi vabbè, poi c'è anche Cassano, ci mancherebbe, che è un giocatore strepitoso, fantastico, cioè come guidava la palla lui e come gli rimaneva appiccicata al piede a lui, non so quanti giocatori così. Però Calabria è stato un fuoriclasse del nostro calcio, come lo è, non so, Capra. Qua Capra oggi, cioè Edo è un altro di quei giocatori che, come lo era Granvillano, come lo può essere, come i colpi che ho visto io per dire là da battaglia, o il fiuto del gol di non so, di Gandolfo. Cioè, ma Calabria aveva dei colpi, sinceramente, che non ho mai più visto da nessuno nei dilettanti. Devo essere onesto, Carlo era strepitoso. Però poi dopo ti ci, adesso ti ci porto a Savona. No, Anche no, ma perché tu portami dove vuoi, guarda, io tanto parlerei con te per 2 ore. Calabria è l'anello di congiunzione tra Savona e la Sarnese nella tua vita, proprio da verità, Come? anche se lui è legato un po' più alla Sarnese, anche se poi ha giocato anche a Savona, per carità, Sì. mi ha lasciato il segno Abbiamo anche. vinto un campionato insieme, io e Carlo a Savona, quindi tra l'altro Carlo avevamo un attacco, lui Gatti, vabbè, lasciamo stare, una squadra fantastica. E quindi ti volevo proprio portare a Savona con due foto che ti faccio vedere in rapida successione, perché una è questa, e naturalmente vederla così è bello, eh. Vederla così è emozionante. Sinceramente mi arrabbio un po' perché penso che bisognerebbe investire un po' di più in determinate cose. Lo so che oggi i tempi sono difficili e guarda, e non parlarmene a me, però il calcio ha una valenza sociale splendida, perché il calcio è veramente la vita portata in uno sport, capisci? Vedere una gradinata così è stupendo. Io mi ricordo la partita con la Provercelli, per dirti, cioè, rivedere lo striscione, oppure rivedere lo striscione, non la fermi certo tu, la valanga bianco-blu, o portare mia figlia a vedere la partita quando ad Acqui il Savona salì nei professionisti, quindi quella gradinata è qualcosa di speciale per me. Ecco Anche l'altra dietro. se molti addetti ai lavori vedono un certo attaccamento magari non positivo, non lo so perché, sinceramente, forse perché non capiscono un cazzo di calcio. Ora trattieni un po' le lacrime, perché qua Lui. non è una foto casuale questa, c'è anche una persona oltre a quella centrale nella foto che è presente, ha già mandato messaggi ed è una. Saluto Giampaolo con affetto. Beh, loro sono una. Beh, lascio un attimo il presidente, loro tre sono l'anima della tifoseria, poi di tutto quello. Che è il Savona, che è il Savona gradinata, il Savona tifo, il Savona affetto, il Savona valori, il Savona maglia. Il presidente era stupendo, credimi, era stupendo. Aveva una passione per il calcio fantastica, ci trattava come dei figli. Ti voglio raccontare due aneddoti. Allora, il primo è stato che
quando lui arrivò a Savona mi chiamò in sede e la mia firma insieme a quella di Riolfo, mi sembra di Patrick Panucci, furono le prime. E lui era talmente umile e talmente appassionato e talmente felice di entrare in questa diciamo avventura, che ci chiese di aiutarlo a fargli la squadra. E devo dire che, esempio, Riolfo portò un po' di giocatori, così come li portò Patrick, così come gli diedi anch'io dei consigli di alcuni giocatori. E, guarda, quando è mancato, questa cosa non la volevo dire, ho chiesto il permesso a Giampaolo per poterla dirla, perché è una cosa che mi riempie il cuore, ti dico la verità. Quando ho saputo della morte del presidente, siccome lui ci ha fatto vivere degli anni bellissimi, e quindi penso che la riconoscenza, anche se riconoscenza e meritocrazia, penso che nella Treccani del calcio sia, non lo so, non esiste più forse. Io ho parlato con Pez e lui mi ha detto: sono dispiaciuto perché so che da Pietra Ligure va direttamente su a Bergamo, diciamo, al paese. E allora io ho detto: no, devi immediatamente chiamare Gianluca, il figlio, e fare in modo che il presidente abbia il suo giusto riconoscimento. Chiedi immediatamente all'assessore se possono farlo uscire, alla famiglia, se possono farlo uscire all'autostrada di Savona. Mi sembra giusto che voi organizziate un saluto nella sua casa, perché lui ci ha regalato tanto, non solo a noi giocatori. E così devo dire che la tifoseria è stata spettacolare, così come l'amministrazione, e in un'ora hanno organizzato tutto. Io, mentre ti parlo, ho i brividi, perché quando sono arrivato allo stadio, che sono andato a abbracciare la Silvia, mi ha ringraziato e mi ha detto: vai da lui che sicuramente ti sta aspettando per salutarti, perché ti voleva bene. Quindi per me è qualcosa di che mi porterò dentro per tutta la vita, dai. E naturalmente, visto che comunque tutte queste immagini sembrano messe così, sembrano percorrono un filo biografico, percorrono un filo logico, e bisogna anche un po' trovarlo magari. Quindi la prossima immagine è un'immagine che ha un concetto poi fondamentalmente, no? Anche più o meno di quello che abbiamo detto, perché è vero che certe cose rimangono qui dentro, ma certe cose possono uscire magari per essere condivise con una tifoseria, per esempio, come questa. Sì, io non ti faccio uscire niente, perché per me lo spogliatoio è sacro, quindi con me non avrai mai niente di quelli che sono gli aneddoti dello spogliatoio di un allenatore. Dei giocatori, siccome non sono più giocatore, quelli te li fai dire da loro, magari all'aperitivo delle 18:45. No, lo spogliatoio è qualcosa di magico. Devo dirti la verità che l'anno scorso, quando sono stato comunque ad Albissola, devo dire che lo spogliatoio ho iniziato a viverlo in modo molto più professionale, nel senso che da allenatore ti parlo. Ho capito ancora di più quanto è bello da allenatore, anche se ero comunque il vice e ho sempre avuto un grandissimo rispetto dei ruoli. Ho capito quanto è bello lasciarlo ai giocatori, e penso che parecchi ragazzi che ancora oggi sento, non so, il Martignago per dirti, Locadda, il Rossini, che il Kais, che ogni tanto ci mandiamo delle canzoni, visto che siamo tutti e due appassionati di musica, penso che i ragazzi questa cosa me l'abbiano riconosciuta, anche se il mio aiuto può essere stato, non so, piccolo, grande, tecnico, tattico, umano, però lo spogliatoio è qualcosa di importante, è lì che si costruiscono le imprese, le vittorie, le salvezze, è il luogo più importante, assolutamente il luogo più importante, perché il gruppo è l'anima del calcio, e non solo, anche penso della vita, penso a tanti posti di lavoro dove magari si deve collaborare con più persone,
se si collabora con lo stesso obiettivo si possono ottenere dei risultati. Calza pennello, tanto che parli anche la prossima immagine, perché ho parlato di spogliatoio di gruppo, qua c'è proprio scritto. No, tu mi fai ridere perché io non sapevo niente e stasera, devo dire la verità, dopo tanto che non faccio interviste ero anche abbastanza emozionato, a parte che io sono sempre teso perché per me la tensione è concentrazione e rispetto anche per quello che sto facendo. Beh, questo gruppo qua, cosa ti devo dire? Ci sono persone che sento ancora oggi, logicamente, come in tutti i gruppi, cioè con chi puoi andare d'accordo, chi può andare meno d'accordo, chi ti può aprire di più, chi ti può aprire di meno. Questo è un gruppo straordinario, un gruppo che il primo anno gli chiedevo di allenarsi a 1000, loro si allenavano a 1100, il secondo anno uguale, il terzo anno ancora di più, hanno iniziato a credere in un sogno che era svanito, che il presidente aveva questo sogno insieme a noi del record, e sinceramente in qualsiasi categoria, cioè vincere 35 partite di fila, ho visto che quel bravo allenatore giovane che sta crescendo a Genova, visto che mi piace anche fare pubblicità agli altri e non a me, Rico Valmari, ha vinto anche lui tante partite quest'anno, quindi 20, guarda, è arrivata a 20, c'è ancora un quando, cioè pensare a 35 partite di fila, cioè ci sono delle imprese anche singole, cioè io penso alla parata, non so, di Moraglio su Riccardo Quintavalle agli ultimi minuti di una partita da lasso, cioè ogni giocatore ha fatto un qualcosa di speciale per arrivare a quel traguardo che tutti sognavamo, dai. Beh, quindi è una storia in qualche modo da raccontare, no? Sì, vabbè, Alassio è... Pensa se l'avesse raccontata questo, che ti faccio vedere. Cioè, vedi che c'è sempre... Sembra una foto messa a caso, ma in realtà c'è un senso. C'è un filo logico, eh. È una storia, vabbè, da lui. Questo... Allora, io ho sempre detto una cosa, no? Non è perché poi tu mi conosci bene, anzi lo voglio dire pubblicamente, Simone Maggi, lo dico così guardando proprio diretto nella webcam, Simone Maggi è uno di quei giornalisti che nonostante dirate sia stato a casa, ogni tanto il messaggio di saluto per chiedermi come stai me lo mandava. Perché? Perché Simone Maggi in effetti secondo me è un grande appassionato di sport. Cioè, io penso che tu sia come voce, tu sia riconoscibile come può essere Giorgio Terruzzi. Ma io questa foto l'ho messa... No, ma a me non ne frega niente. Tu hai detto che metti le foto e io dico quello che voglio, come è giusto che sia. Cioè, è come se tu mi dici, guarda, a me ti faccio la formazione. Con me non hai capito niente, la faccio io. Tanto che la fai tu o la faccio io, poi mi mandi via uguale. Quindi, tanto vale che la faccio io. Per me tu sei riconoscibile come voce, come Giorgio Terruzzi. Se devo pensare ai podcast, esempio, che metti tu per raccontando le storie bellissime su giocatori incredibili, come per dire Letizier o altri che hai messo in questi giorni, penso a Buffa. E se devo pensare a un grande appassionato di calcio che ha inventato anche, non so, dei neologismi, penso a grande Gianni Brera. Tu per me racchiudi questo, poi non lo so perché sei ancora lì, forse perché sei un Calabria, non lo so, o un Capra, però questo è un po' più offensivo, perché se ti dico io Capra un discorso, se te lo dicessi Sgarbi sarebbe un altro. Forse sono una Capra e basta, quindi, non un Capra, ecco, perché a volte una lettera fa la differenza, ecco, diciamo così. No, ma io a parte gli scherzi, sembra che sono anche un po' di... Dopo queste cose, l'ho messo perché so la tua passione per Gianni Brera e una storia come quella della Lazio è una storia degna di essere raccontata da Gianni Brera. Il sì. Filo da quello che poi non sembri che... Guarda, c'è una cosa che ripetevo spesso ai ragazzi, no? Che poi io ci credo molto in questo. Io penso che il nostro cervello... ogni tanto, magari non so se te l'ho anche detto, sia una stampante 3D e il cuore sia l'inchiostro. Cioè, se
se io penso fortemente a un qualcosa che veramente desidero, questo accade, questo succede. Io ci credo, cioè è una cosa che mi è anche capitata con la Lazio molte volte. Esempio, mi ricordo una finale, mi sembra, di Coppa, se non sbaglio, cioè Moraglio al venerdì era, diciamo che non era stato trattato benissimo, dai, da un po' di tempo. E come ogni allenatore, secondo me, un allenatore deve veramente avere delle capacità empatiche. E quindi quando tu osservi i tuoi giocatori, capisci se uno ha un problema o no. E io appena sono entrato in campo, lo vidi scuro. E allora andai da lui, mi raccontò un po', diciamo, quella che poteva essere la sua sofferenza, e io gli presi il viso e gli dissi: guarda Alberto, non ti preoccupare, tanto giochiamo a 20 metri da casa tua. Quella sarà la tua finale. Arriveremo ai rigori, tu li pari tutti e io ti alzerò in cielo con la coppa. Ed è successo questo. Capito? Ecco, vedi. È successo questo. Alberto è un esempio, non solo come giocatore di queste categorie, diciamo, perché poi alla fine, ci sono dei ragazzi che arrivano più in alto, ma Alberto è un portiere fantastico, cioè, che potrebbe giocare senza problemi anche in Serie D, per la serietà che ha. Alberto è un ragazzo che si è messo a disposizione, esempio, lui è iniziato ad Alassio che non si fidava tanto di giocare la palla coi piedi. E io gli ho detto: tu non devi aver paura di niente. Se prendi un gol perché perdi la palla dentro l'area piccola, la responsabilità è la mia. Tu devi avere coraggio, perché giocare è un vantaggio. Buttare la palla nel fiume, siamo capaci tutti. Poi, se dopo 2 o 3 volte sei in difficoltà, la puoi anche mettere sopra, ma la devi mettere sopra con cognizione di causa, perché se tu la metti sopra, è perché sopra ci deve essere un giocatore che mi può costruire un qualcosa con una palla alta. Alberto è un esempio, non solo dal punto di vista calcistico. Ce ne sono stati tanti di esempi in quella squadra. È ovvio che è una parte importante della tua carriera, anche perché è stata una scelta di vita abbastanza importante, la tua, quella di scendere di categoria. E nella prossima immagine c'è solo forse il punto di partenza e uno dei punti di arrivo, no? Di quell'esperienza. Sì, la partenza sicuramente è l'incontro col presidente che avevo avuto come presidente onorario a Savona. E diciamo che l'anno dopo Taggia io la porto nel cuore perché mi diedero un'opportunità fantastica. Io iniziai con una buona squadra che aveva costruito Caverzan. Tra le altre cose, non so quanti allenatori lo abbiano mai fatto in Liguria o nel mondo. Io il primo giorno di ritiro mi presentai al campo con Caverzan perché mi sembrava giusto, sì, chiedeteglielo pure, mi sembrava giusto che lui salutasse la sua squadra perché lui stava andando a fare il vice al Venezia. E quindi mi sembrava giusto e rispettoso nei suoi confronti fargli salutare la squadra, come un passaggio, diciamo, di consegne, ok? Quella foto che hai messo, beh, Vincenzi è stato. Io avevo richieste anche di eccellenza quell'anno, però io sono un romantico, siccome ad Alassio ci ho giocato da bambino, lui mi chiamò e c'era Sansalone che aveva in gestione un baretto nella spiaggia di Pinamar ad Andorra dove il presidente andava, e in 5 minuti, 10 più o meno, ci mettemmo d'accordo e lui mi disse: guarda, io voglio fare una squadra, per la prima volta una squadra mia. Io gli risposi solamente: basta che non fai come le altre volte, che stai 2 o 3 anni e poi te ne vai o mi combini qualche casino, perché cioè, non è che lo dico io, sono poi, il calcio è fatto poi di numeri, di cose. C'è ancora da Lazio, quindi finora Beh, dall'Atalanta. infatti sono contento che sia rimasto lì. E allora ci mettiamo d'accordo in un attimo, infatti io sarò sempre riconoscente per le grandi emozioni che abbiamo provato e penso di essere ancora oggi il suo allenatore più vincente. Gandolfo è Giacomo, è un ragazzo particolare. Un ragazzo particolare che
È molto disponibile, bisogna saperlo prendere perché ha un bel carattere, che mi piace molto a me. E Giacomo era uno che secondo me cercava delle emozioni forti, non delle categorie, delle emozioni forti. E secondo me l'ha trovata, ci siamo sentiti, tra l'altro via Facebook, mi sembra, via Messenger, perché sapevo che era in zona ad allenarsi e lui mi disse: Mister, io mi sto allenando sulla passeggiata di Pietraligure. Aveva detto no a due squadre e io gli ho detto vieni ti allenare un attimo da noi, così poi il prossimo anno vediamo. E mi ricordo il primo incontro, chiedeteglielo anche a lui, lui mi guardò e mi disse ma mister, ma non ti sei reso conto che sta diluviando? Tu sei in mezzo al campo, dimmi come vorresti giocare, come vorresti fare, dico, perché piove? Io la pioggia non la sento, perché il calcio è anche questo, no? Cioè, noi usciamo di casa mentre piove e diciamo cavoli sta piovendo, ci mettiamo l'ombrello. Tu quando sei in campo pensi alla pioggia? No. Io non ce l'ho neanche io l'ombrella a casa. Capito? Quindi. Adesso dopo, tra un po' leggiamo un po' di messaggi, che ne stanno arrivando tanti, ne è arrivato anche uno di Alberto Moragli ora, perché adesso c'è un po'. Io adesso queste tre foto che mettiamo in rapida successione, dando ovviamente del tempo alla Sara che sta facendo un grandissimo lavoro di Grazie, mettere, Sara. perché vanno anche adattate e fatte. Son tre collegate e è facile trovarci il senso perché. La prima è questa che ora vediamo. Naturalmente poi c'è tutto, sono tre, guarda, sono tre, le metteremo mentre parlerai. La prima è questa, poi mentre parli te ne metto un'altra e mentre parli te ne mettiamo ancora un'altra. Beh, questi, cioè, Paolino è un esempio per tantissimi motivi, cioè per me non è mai andato via. Cioè, questi sono esseri umani speciali che rimangono sempre. Cioè, sinceramente, molte volte quando andavo in panchina io ci pensavo a lui perché lui è un ragazzo. Vedi che parlo al presente, cioè perché sinceramente per me lui è sempre stato un esempio di tenacia, di serietà, poi di disponibilità, cioè una roba incredibile. Ma ora, guarda, ne approfitto per collegarmi, per dire, ti faccio un esempio, ci sono giocatori, no? O giocatori o allenatori che ti rimangono comunque, che ti danno delle dimostrazioni di vita, no? Cioè io penso per dirti, non so, parlando di esempi, mi fa sorridere, cioè il Michele Marcolini che mi chiama e mi dice, ah, ma guardati questa cosa, cioè, cazzo, tu sei Michele Marcolini, giocate in Serie A. Stai allenando una squadra di serie B, cioè, ma che cazzo te ne frega di latte Amedeo? Cioè, e quindi ti dico, però, quelli sono esempi belli da seguire. Cioè, Paolino Ponzo è il capitano, punto. Cioè, come lo è per me Stefano D'Amommio, come lo è stato Giusy Valentino, che lo conosco da quando c'è 13 anni, quello è il capitano. Cioè, Paolino è l'esempio. Cos'è questo? Concezione per cui debbono essere conferiti riconoscimenti di ordine morale o materiale. Quindi? Sai di cosa stiamo parlando? Dimmi. E beh, ti ho messo Paolo Ponzo, ti ho messo una definizione, tra poco ti metto un'altra persona che secondo me si è costruito le proprie fortune grazie ai propri meriti. E quindi questa è la definizione di meritocrazia. Meritocrazia. Vabbè, ciao, grazie, arrivederci. Possiamo anche chiudere. No, vabbè, lui è un altro livello, cioè ci sono vari esempi, no? Uno che uno può prendere. Cioè, penso che il Paolino Ponzo, il Bobo Pileddu, cito anche per dirti Claudio, cioè, che arriva da un quartiere, che è nato in un quartiere comunque di Roma difficile. E arrivano ad essere ricordati, come è ricordato Bobo, in tutte le piazze dove lui ha giocato, è ricordato in modo stupendo. Personalmente non so cosa gli sia mancato a Bobo, ma
aveva tutto per arrivare a certi livelli, perché aveva una forza fisica, un senso del gol, un colpo di testa, aveva tutto, Bob aveva tutto. Poi ve lo può dire lui, forse perché era troppo vero, forse perché è nato in un periodo dove i capelli lunghi non piacevano, magari doveva nascere in Sud America, per dirti. Perché poi noi italiani, no, siamo un po' particolari, magari se era in Sud America diventava un Kempes, cioè per dirti con quei capelli un po' così sparati. Cioè noi siamo stati, cioè noi italiani siamo anche quelli che hanno, cioè noi siamo riusciti a criticare Roberto Baggio, cioè capisci? Se Baggio si fosse chiamato Baginio, forse sarebbe uno dei 10 giocatori più forti del Brasile di tutta la storia. Cioè, noi abbiamo, pensando a tutte le operazioni che ha fatto, Bobo Pileddu è una persona, ecco, Bobo per me è un po' come andare al mare. Ogni tanto lo chiamo, mi rinvigorisce, mi carica l'autostima e poi sono pronto. Bobo sicuramente è uno di quelli che, se dovessi andare a fare una guerra, lo vorrei al mio fianco. Ecco, e quella definizione che abbiamo messo in mezzo alle due foto è pertinente, no? Beh, per loro due è pertinentissimo, non pertinente. Il problema è che oggi nel calcio ce n'è davvero poca, ma non solo dal punto di vista, diciamo, vedi, dice riconoscimenti di ordine morale, no? Cosa c'è di morale oggi in tante situazioni? Cioè, in giocatori che ci sono sempre state, perché c'erano anche i miei tempi, di meno, però c'erano anche i miei tempi. Però oggi è imbarazzante vedere gente che parla, che poi vai a vedere i numeri, dopo un minuto li puoi sputtanare. Cioè, quindi la meritocrazia di cosa? Cioè, questo secondo me è uno di quei valori che nel calcio bisognerebbe assolutamente riportare. Io penso, per dire, ad Alassio, no? Io ho avuto una persona che è il geometra Luigi Gallo, che era un direttore generale dell'Alassio. Cavoli, questa era una persona che quando ti doveva bastonare, ti bastonava, quando ti doveva fare i complimenti, te li faceva, quando avevi un problema, te lo risolveva. E quindi questa, ad esempio, è una persona che magari avrebbe meritato altri palcoscenici sportivi dal punto di vista gestionale. Io poi non ti sto parlando, come vedi, di materia, cioè di soldi, ti sto parlando di qualità, ok? Di qualità materiali, di qualità morali, di qualità organizzative. Ecco, il calcio oggi dovrebbe avere, non so, più persone che sanno che cosa vuol dire stare in uno spogliatoio, fare dei sacrifici, guardiamo l'Atalanta. L'Atalanta sicuramente gli è stato riconosciuto il tempo per poter costruire un qualcosa di straordinario. Oggi siamo tutti a parlare dell'Atalanta, la meritocrazia della società che ha dato il tempo, che dopo quelle partite iniziali che magari lo voleva mandare via, non l'ha mandato via. E oggi tutto questo sogno che è stato è solo ed esclusivamente perché hanno creduto nella meritocrazia, perché hanno creduto in un settore giovanile, perché hanno creduto in un progetto, perché se tu mi dici che vuoi andare in Serie D e poi metti davanti altre cose, e allora non segui più la meritocrazia. E allora, se non segui più la meritocrazia, e te lo dice uno che, credimi, io sono molto aziendalista, cioè io sono una persona che, non mi vergogno a dirlo, perché intanto siamo nei tempi di oggi, cioè io ho fatto anche molte volte, molte estati, il secondo lavoro, e sentirmi dire alla fine della stagione che io ho rispettato il lavoro o le aziende altrui, che può essere anche una squadra di calcio, come se fosse la mia, per me quello è un grande riconoscimento di meritocrazia. Il calcio dovrebbe andare avanti con questo.
specialmente oggi, in questo periodo storico, dove c'è bisogno di altro, perché abbiamo visto che le altre cose non vanno bene. E allora, parlando un po' di filosofia, prima è arrivato un messaggio, in combinazione sì. Avevamo anche la sua foto, perché son quelle cose che nascono dal calcio e grazie al calcio. Perché con questa persona qua comunque è stretto un legame senza praticamente mai averla vista, cioè di fatto, però anche lì comunque vi sentite spesso. Sì, perché io, vedi, quando ti parlo di tifoseria, cioè di apprezzare il calcio come un film o come un teatro, la stessa cosa lo faccio per i giocatori, che siano avversari o no, ok? Guarda, un giorno Edo Capra, poi torno a Granvillano perché mi fa molto piacere parlare di lui, in un torneo, mi sembra finale, mi disse tu devi fare l'allenatore, perché a starti vicino mi trasmetti qualcosa. Noi giocatori di un certo tipo certe cose le sentiamo. E se io ho iniziato ad allenare, devo dire anche grazie a Edo, perché se mi ha fatto, se ho continuato a credere anche per queste cose che ogni tanto ti regalano questi giocatori, come può essere il Martignago o il Rossini di turno. Granvillano è uno di quei giocatori che mi faceva innamorare ancora di più del calcio, perché io quando vedo un giocatore che fa certe cose, io godo, anche se è un avversario. Cioè io quando ho incontrato la Cairese, quando Saviozzi mi fece quel gol fantastico ad Alassio, io ho applaudito, perché sono gesti bellissimi. Lui è l'essenza del calcio. Basta vedere come sta crescendo i suoi bambini, cioè basta vedere ogni tanto, non so, suo figlio che tira una punizione e la mette sotto l'incrocio, ma perché nel DNA, no? La fantasia, ecco, la fantasia è un qualcosa, secondo me, che nel calcio non deve mai mancare, perché sennò ci togliamo lo spettacolo, capito? Ci togliamo l'essenza del calcio. Se togliamo la fantasia, togliamo l'essenza del calcio. Se togliamo un po' di libertà, togliamo quella. Il Granvillano è uno di quei giocatori che è la fantasia, come lo è Capra, come lo è Battaglia, come lo sono stati tanti, Calabria. Capisci? E ce ne abbiamo avuti tanti. Poi lui ha un'alchimia particolare, non so il motivo, ma gli faccio le congratulazioni, gli auguri anche alla moglie di Rosario. Cioè, io e lui ci siamo sentiti un minuto prima che la moglie lo chiamasse per correre in ospedale. Ci sono cose particolari che secondo me esistono, quindi ci sono dei segni, io ci credo nei segni. E ci sono anche però gli allenatori fantasiosi, magari avanguardisti, avveniristi. Tu lui non lo conosci, però lo stimo. Io lui lo stimo tantissimo ed è stato molto bello giocare contro di lui. Quando ho allenato Larenzano, ci siamo incontrati due volte, una volta abbiamo perso, una volta abbiamo vinto, due bellissime partite, un allenatore che ha organizzato veramente nei minimi dettagli, mi hanno fatto molto piacere i suoi complimenti alla fine della prima partita, perché aveva detto che la Lazio si sarebbe ripresa anche perché aveva una buona organizzazione, quindi quando uno parla di organizzazione penso che faccia un complimento anche al tecnico soprattutto, e perché avevamo dei giocatori importanti. Guarda, sono uno che difficilmente manda certi messaggi, diciamo, io non sopporto scrivere a direttori sportivi o altre cose, scrivo a pochissime persone. Quando lessi, e te lo potrà confermare se lo sentirai prima o poi, quando lessi della notizia di Maisano alla Cairese, mandai subito un messaggio a Geribone dicendogli complimenti, hai scelto un allenatore fortissimo che io stimo tanto. E Geribone, tra l'altro, oggi sarei informata che era la diretta, quindi magari anche in ascolto. Salutiamo, altro giocatore clamoroso, sempre in silenzio con dei numeri pazzeschi. Siamo quasi alla fine, perché abbiamo sforato ampiamente l'ora e ci sono stati tanti amici che ci hanno guardato. Abbiamo ancora qualche immagine. Tu naturalmente hai detto nomi di giocatori e ovviamente vai ad anticipare, vai a spoilerare per un altro giocatore per cui tu hai avuto uno sfrenato amore professionale e tra l'altro hai avuto anche il piacere e la fortuna di allenare, è lui,
l'hai inseguito, l'hai voluto e direi che è stato un bel matrimonio. Sì, lui è un giocatore da stimolare, perché poi sono quei giocatori che a me piacciono, perché a me piace stimolare, cioè, non so, tipo ogni tanto gli gridavo grattati le ginocchia, grattati dietro le ginocchia, perché sennò oggi non vai. No, Matteo, devo dire la verità, io ho tantissimo da imparare sempre. Anzi, devo dirti che la mia esperienza di questi ultimi anni mi ha cresciuto molto, e quindi devo ringraziare sia Fossati che Bellucci per la crescita che mi hanno donato. E mi dispiace un po' che magari nel passato ho potuto donare di meno a Matteo, però mi ricordo un gol che lui fece con la Lazio ed era un movimento che io gli avevo insegnato durante l'allenamento. Perché io ho detto, se tu fai questo tipo di movimento, tu già sei imprendibile così. Se fai anche questo contro questo difensore qua, penso che, non so, cioè, presentati già con una scatola di Aulin e dagliela prima della partita. E con Matteo un bellissimo rapporto, ci sentiamo ancora ogni tanto. È un ragazzo particolare, però lui ha dei colpi. Io gli ho visto fare delle cose in allenamento che non ho visto neanche in Serie A, devo dire la verità, eh. Sono sincero, cioè lui ha una velocità di esecuzione che è spaventosa, ma non solo di esecuzione, di imprevedibilità, perché lui dà una palla che ormai uno dice vabbè dai basta, girala dietro, si rinizia, lui ti inventa qualsiasi cosa, cioè è imprevedibile. Siamo quasi arrivati alla fine. In queste ultime tre foto c'è un po' il tuo futuro e forse il tuo futuro anteriore, diciamo così, e poi il tuo presente soprattutto, perché non si può concludere con questo. Questo potrebbe essere, questo è il tuo presente fondamentalmente. Ma guarda, io e Claudio giocavamo da ragazzini insieme alla Sampdoria. Ti devo dire la verità. Quando il presidente della Bissola, Colla, decise di esonerare Fossati, il mister mi disse, guarda, rimani. Io avevo anche delle cose un po' particolari dal punto di vista emotivo, perché poi non voglio raccontarle, ma magari tu lo sai, ma non le diciamo. E quindi mi disse: no, meglio rimani per favore, non andare via, non c'entra niente, perché io poi ho questo grande senso di rispetto anche verso un allenatore che ho sempre stimato per quello che era stato anche il suo percorso, cioè ha vinto tanti campionati dei dilettanti. All'improvviso mi chiamò Claudio e mi disse: guarda, che vengo io, dove cavolo vai? Che torniamo insieme dopo tanti anni. Sicuramente se non fosse arrivato Claudio, io molto probabilmente sarei andato via. L'arrivo di Claudio è stato senza ombra di dubbio un qualcosa di stupendo per me, perché sono ritornato in un attimo ragazzo. Mi ricordo quando abbiamo vinto a Novara, cioè l'Albissola ha vinto a Novara, non so se mi spiego. Viola. O quando abbiamo pareggiato col Pisa, non so se mi spiego, o col Piacenza, però mi ricordo questa cosa di Claudio che arrivammo ad Albissola alle 3 di notte, eravamo in camera insieme e già preparavamo la partita dopo. E siamo rimasti svegli fino alle 5, poi alle 9 dovevamo essere al campo, alle 6 forse, abbiamo dormito 2 ore. Alla fine dell'anno diciamo che c'è stata cioè quando lui è stato esonerato dall'Albissola, io ho chiesto al presidente se mi poteva esonerare anche a me, anche se io avrei potuto, magari come fanno molti allenatori, rimanere lì, magari a essermi iscritto al corso UEFA come invito per l'Albissola, ma penso che un allenatore debba soprattutto capire qual è la strada che vuol percorrere, non solo a livello professionale, ma anche a livello umano soprattutto, e di rispetto. Abbiamo lavorato benissimo insieme, lui aveva piacere e anch'io avevo piacere di poter continuare insieme il nostro percorso. Poi non ha trovato niente, e adesso potrebbe esserci una possibilità che lui vada a fare, come ha dichiarato lui,
molte volte il vice di De Biasi, in quale sono stati a un passo da delle situazioni veramente importanti. Io e lui abbiamo un rapporto talmente bello, ci sentiamo, guarda, tutte le settimane, che giustamente tante volte ci prendiamo in giro, ci diciamo, guarda che, cioè, io vi dico, claro, io ho una realtà diversa dalla tua, cioè, la mia realtà è un'altra cosa, quindi non lo so, ognuno è libero, diciamo, di muoversi col grande rispetto che abbiamo uno dell'altro. E devo dirti la verità, Claudio mi ha regalato delle cose stupende, perché mi ha portato in giro per l'Italia a vedere allenatori che io mai avrei potuto conoscere, magari avrei conosciuti tra 5-6 anni, se le cose fossero andate in un certo senso. Mi ha portato a conoscere Olivieri a Coverciano, io 2 volte ho guardato due lezioni di un corso e, cioè, sembravo un bambino quando scarta un regalo sotto l'albero di Natale. E questo grazie a Claudio, che altrimenti non avrei potuto certo fare. Ultime due immagini e poi chiudiamo, vediamo questa, poi leggiamo un po' di messaggi e poi vediamo l'ultima. Beh, questo è il mio idolo indiscusso, è il mio fratello. No, scherzo, vabbè, adesso non voglio fare il fenomeno, ci mancherebbe. Però mi riconosco molto nel suo modo di vivere il calcio, di vivere la tifoseria. Cioè, io quando gli chiudo gli occhi lo vedo davanti a quella muraglia gialla a Dortmund, oppure correre avanti e indietro e cantare la mitica canzone che tutti conosciamo. Cioè, lui, secondo me, è veramente un genio dell'empatia con i giocatori, oltre che il suo gusto calcistico, che a me piace, perché lui è un po' tutto, no? Cioè, per me una partita di calcio deve essere come una partita di scacchi, un libro. Cioè, non può esserci sempre uno spartito. In una partita di calcio ci sono tanti momenti, come ci può essere anche. Ti faccio un esempio. Sì, anche a me piace il possesso palla, ma se con 2 passaggi posso essere là, va bene anche se una volta con 2 passaggi sono là. Cioè, lui è proprio quello che personalmente mi piace di più. Mi piace di più anche a livello umano, anche per le dichiarazioni che sta rilasciando ultimamente. E ti devo dire la verità che qualche giocatore dilettantistico mi ha anche paragonato a lui dal punto di vista, diciamo, del rapporto e del mio vivere il calcio, dai. Cioè, però ci mancherebbe, quelli sono mostri, ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Adesso leggiamo un po' di messaggi che sono arrivati, che per la chiacchierata ci siamo persi. Rimanda in onda naturalmente la Sara. A me Dio senza panchina è come il cielo senza stelle. Non Poi esageriamo adesso, dai. Alberto Moraglio, sei stato e sarai sempre con me, con i tuoi insegnamenti sportivi, ma soprattutto di vita che mi accompagneranno ogni giorno e che mi hanno aiutato a costruire quello che sono. Questo è Alberto Moraglio, il portiere di cui parlavi prima. Grazie, Aldo. Alberto Moraglio, dato una panchina professionista di latte. E la tua non lo leggo perché non voglio andare avanti. Poi alternando Randorizza, grande portiere, grande uomo d'ora, in saputa di tutti, anche chitarrista e cantante. Grande Nando. Pez, Simone Maggi, noi vogliamo a mio Dio di latte in panchina, nella panchina del Savona, anche a partire dalla terza categoria. Uomo vero, allenatore carismatico, non scende a Guarda, compromessi. Simo, scusa, ti interrompo un attimo su questo messaggio, perché, vabbè, Giampaolo mi vuole bene, quindi lo ringrazio, e il bene è reciproco. Qualche tempo fa successe una cosa un po' strana, nel senso che, ora, per un uomo di calcio, no? Venire a sapere che magari qualche direttore sportivo non ti ha dato l'opportunità di allenare la tua squadra del cuore perché sei troppo vicino alla tifoseria, allora vuol dire che non capisci niente. Perché un allenatore molto spesso è anche un parafulmine, no? Lo puoi vedere benissimo in questo grande allenatore che oggi ha il Savona. Perché l'allenatore del Savona è un grande, perché è uscito da una situazione delicata, no? Cioè, è stata una guida per questi giocatori, è stato un tramite tra la tifoseria e la società.
E quindi, ma io penso che alla fine poi, come diceva Venditti, cioè che gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Era Venditti, era un altro, non mi ricordo. Sa che la vendite, sì, Vabbè. sa che la Quindi vendite. dico. Poi guarda, c'è anche Cristian Sana, che questo è un difensore della mia squadra, tra l'altro un bravissimo ragazzo, mi è passato a trovare oggi. Ma hai avuto come mister, incontrato pochissime volte, ma lo stimo tantissimo, anche se mi ha battuto in finale playoff. Grande saluto. Fu una grande partita quella, bellissima, veramente stupenda. Io dichiarai che secondo me tutte e due le squadre, cioè, purtroppo i playoff, sai, ci vuole anche fortuna, come mi successe a me a Loanesi in un play-out nella mia prima esperienza, purtroppo scesi con un pareggio, però i playoff. Io non ho perso ancora finali, non ne avevo perse, non ne avevo, i playoff neanche, mi sembra, però diciamo fu una bellissima partita. Ecco, poi ancora Enzo Zoli, ciao Simone, un piacere, devo dire da me che ho incontrato un grande allenatore, un grandissimo uomo, un onore essere amico suo, poi Grazie. vediamo se ce ne sono altri, Ivan Negretto, un altro tifoso del Savona, meglio uno di noi, Ciao Ivan. e poi Giulio Savona, grandissimo come sempre, Ame, anche in questo caso altri tifosi del Savona, No, ma e poi... loro, guarda, loro sono stupendi perché io veramente, il Savona mi fu strappato con un qualcosa di quelle, diciamo, con un atteggiamento del calcio che a me non piace e che poi mi indusse anche a lasciare il calcio dopo un anno, proprio perché mi demoralizzò dal punto di vista dei valori. Però loro niente, loro sono andati avanti perché loro le riconoscono i tifosi, una cosa che hanno di speciale secondo me, ma non quelli del Sal, tutti i tifosi riconoscono le persone vere, riconoscono chi ha rispettato la maglia, riconoscono chi ha rispettato il lavoro e la passione di gente che, ti ripeto, magari si alza alle 6 di mattina per farsi 500 km, capito? Poi un messaggio anche da parte di Cesar, ciao Simo, ciao Gordo, Gordo è per me. Salutiamo il presentatore. No, Gordo sono io. Fatti dire quando giocavamo ai rigori in sede nel dormitorio di Torino, io, lui, Giorgi e Minghelli e la signora ci puliva e ci mandava da Moggi, questo è un aneddoto, però ovviamente... Ragazzi, no, tu non so se hai letto chi l'ha scritto. Non ho letto. Cioè, questo è stato uno dei giocatori più forti, dei centrocampisti più forti che abbia mai conosciuto in vita mia. Ok? Inas, Cioè, questo era un altro Calabria del centrocampo, però. Cioè, e Minghelli è il mitico Lauro Minghelli che è mancato tanti anni fa e che gli mando un bacio grande ovunque lui sia. E quando siamo andati a giocare ad Arezzo, la prima cosa che ho chiesto al magazziniere dell'Arezzo era se potevo andare a dare un bacio alla scritta per Lauro, ma mi hanno detto che stavano facendo dei lavori e non si poteva entrare. poi c'è anche Gianni Brancatisano, sei un grande, ho visto anche un messaggio di tuo cognato, Davide Brignoli, che abbiamo sentito l'altro giorno e che ha speso belle parole per te, però chiudiamo con, noi abbiamo detto il senso del calcio, in questa immagine c'è un po' il senso della vita, no? Perché poi fondamentalmente è quello che deve essere, e chiudiamo con questa immagine e con questa riflessione. Io mi sono permesso di farle vedere le tue donne. No, hai fatto bene, beh, qui c'è tutta la mia forza, senza, mi fai anche commuovere, vaffanculo. Alla fine. No, c'è tutta la mia forza, c'è una donna fantastica che tante volte, come la sto guardando adesso in questa foto, dico, ma chi te l'ha fatto fare? C'è una giovane donna che sta crescendo e con il quale abbiamo un rapporto a volte contrastante, come tutti i papà con i figli, però ha una tenacia sportiva che molte volte lei gioca a pallavolo e mi ha fatto piacere uno dei suoi allenatori che mi ha detto che ha una testa fantastica. Io avessi avuto la sua testa, forse avrei fatto 10 anni da professionista, magari anche di più, perché ha una tenacia incredibile e io la stimo tanto da questo punto di vista. E
come sempre le donne secondo me sono migliori degli uomini. Se mi parli di senso della vita, visto che sono padre, se vuoi chiudere così, io te lo giuro da papà, voglio mandare un abbraccio gigante ai genitori di Andrea Rinaldi, questo ragazzo che oggi è mancato, l'ex, diciamo, primavera dell'Atalanta, perché una tragedia del genere da genitore è qualcosa di incredibile. Gli auguro veramente che trovino la forza, dai. Bene, Ame, diciamo che questa prima puntata zero, direi che è andata, prima puntata zero, ho fatto uno stimolo, è andata bene. Non so se ho scelto le foto giuste, spero di sì, credo di sì. Va benissimo. Grazie per dire qualcosa di cattivo, non l'hai messo, ma va bene tutto quello che hai messo, ti dico la verità. Poi io ho grande stima di te, quindi... Avevi paura. Fai quello che vuoi. Avevi paura, no, ma tanto le cose le sappiamo poi tutti noi, anche senza... Noi parliamo del lato bello. Io ti ringrazio perché comunque dare un piccolo spazio, anche se comunque non è piccolo, perché è un'ora e mezza quasi, a un allenatore che è senza panchina, è un qualcosa che ti devo certamente ringraziare, ma secondo me, cioè io ti dico la verità, io con te starei a parlare di calcio per 7 ore, 8 ore al giorno, però poi alla fine magari la tua fidanzata mi manda a quel paese. Non so se i nostri telespettatori non penso. Però sono malati di calcio anche loro, quindi magari sì, perché no. Arrivano anche complimenti di Gianuaria, visto che la Gergio dolce. Complimenti sinceri per il nostro lavoro. Complimenti alla Sara che è lì 1 ora e mezza a fare lavoro sporco, ma anche lei poi avrà una sua rubrica. L'abbiamo promossa, diciamo così. E Ame, io ti ringrazio per le emozioni che ci hai trasmesso, che hai donato anche ai nostri spettatori, che comunque sono stati sempre abbastanza in questa serata, e direi che ci vediamo da qualche parte, spero su un campo di calcio. Ma è logico che lo spero anch'io, perché il calcio manca a tutti noi come l'aria, cioè come mi mancava il mare qualche giorno fa. Però bisogna stare sereni e tranquilli, e quello che sarà prenderemo con grande serenità. L'ultima, una domanda, risposta secca, per te cos'è il calcio? E chiudiamo. Secca, è breve, ermetica. Vita. Perfetto, chiudiamo così. Grazie per essere stati con noi. Grazie a me. Non c'è altra parola che lo definisca nel modo migliore. Mi sa anche secondo me, 4 lettere. Ti posso aggiungere? Respiro. Ecco, devi pensarci un po' di più. Vediamo, ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi, ringraziamo Sara Ganapini in regia, questo era Amedeo di Latte che si è aperto il suo cuore a tutti noi, a tutti voi, a quello che vogliamo fare in questo appuntamento che vi terrà compagnia di lunedì. Lunedì prossimo ovviamente avremo un altro ospite, anche se qualcuno ha detto avete cominciato con Amedeo, cosa vuoi di meglio? E noi lo sapevamo, infatti abbiamo cominciato con il meglio. Buona serata a tutti, grazie.